Prima di vedere come è possibile creare le pratiche in studio, è necessario dire che ogni pratica deve essere necessariamente assegnata ad un cliente. Le strade per poter creare le pratiche sono due: o partendo dal cliente, quindi io all'interno dell'archivio clienti seleziono il cliente sul quale devo andare a lavorare. E una volta entrato nel dettaglio, vado in pratiche, mi si attiva il box in alto a sinistra e seleziono nuova pratica. Oppure, se voglio direttamente creare una nuova pratica, posso andare nella zona pratiche, dire nuova pratica e ovviamente nel momento in cui parte la creazione della nuova pratica, posso assegnare quello che è il cliente, quindi posso scegliere la strada che desidero per creare quelle che sono le pratiche. Adesso noi partiremo ovviamente da un cliente, quindi doppio clic sul cliente che ci interessa, ci spostiamo nelle sue pratiche e attiviamo il box Nuova pratica. Il cliente a questo punto è già stato prelevato perché siamo partiti ovviamente dal nostro cliente. All'interno di tipologia pratica posso andare a selezionare che tipologia di pratica io voglio effettuare. Ce ne sono una serie già preinserite, ovviamente l'archivio è completamente editabile e modificabile perché io posso inserire una nuova tipologia, ad esempio chiamarla progettazione. Questa categoria poi verrà mantenuta nell'archivio, quindi potrò sempre selezionarla. Quindi seleziono progettazione e la vado a inserire. È importante lavorare su quello che è in generale, quelle che sono in generale le tipologie delle pratiche che poi utilizzeremo, perché questo box è poi ricercabile. Quindi quando avremo poi un archivio di pratiche potremo effettuare la ricerca anche per tipologia. Una descrizione sintetica, eventualmente, quindi posso andare a inserire una descrizione che mi dica illetta in zona, quello che è, quindi posso andare a inserire dei dati che vadano a dettagliare sempre di più quello che è la pratica, se lo desidero. Una data di inizio, eventualmente una data di chiusura e lo stato della pratica, quindi se è in corso, in definizione, sospeso, ultimato, addirittura annullata. Anche questo è molto importante perché poi all'interno della ricerca io potrò effettuare grazie a dei filtri anche delle ricerche in base alle pratiche in corso, in definizione, ultimate, eccetera. Io lascio in corso eventualmente dei riferimenti al nostro archivio cartaceo, questo perché potrei conservare della documentazione in maniera cartacea e quindi potrei voler inserire delle indicazioni. Quindi domani mattina, sempre in fase di ricerca, io potrei non andare a spulciare nel cartaceo, ma partire dal software da studio che mi dice che tutto quello relativo alla progettazione della villetta per Abate Riccardo è in cartella X, pratica numero, eccetera, rispetto all'archivio cartaceo. Eventuali note se voglio inserirla. A questo punto posso cliccare su Salva modifiche. Ecco che la mia pratica è stata creata, è stata impostata ed è stata salvata sul cliente. Quindi io posso andare sul mio cliente Abate Riccardo. Se vado nelle pratiche, visualizzo quella che per lui ho appena creato.